Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffin con mousse di formaggio e salmone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, amido di mais, lievito istantaneo per torte salate, prezzemolo, basilico, scamorza affumicata tagliata a pezzetti, uova, latte, burro morbido, sale, pepe, noce moscata. E per la mousse, mascarpone, Philadelphia alle erbette, sale, pepe e noce moscata e salmone affumicato per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e il basilico e li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, le uova, ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 4. Aggiungere il latte la farina l'amido di mais il sale la noce moscata il pepe il lievito e la scamorza. Ed azionare il bimby in modalità spiga per 2 minuti. Trasferire il composto in pirottini per muffin. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Nel frattempo prepariamo la mousse. Mettere nel boccale il mascarpone, la Philadelphia alle erbette, il sale, il pepe e la noce moscata ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 3. Trasferire in una sacca a poche e riporre in frigo. I muffin sono cotti, lasciare raffreddare completamente e farcire con la mousse di formaggi e salmone. Muffin con mousse di formaggio e salmone. Grazie e alla prossima ricetta!